questa, anche se lungo il cammino hai una stella che illuminerà la strada che devi fare. Tutto si può ritrovare, nulla è per sempre perduto. Apri le ali e inizia a volare e dal cielo lo vedrai. Nel cielo il sole brilla ogni mattina e la speranza nel tuo cuore resterà. Se continui a cantare, niente ti potrà fermare e il tuo sogno la realtà diventerà. Ora siamo soli. Possiamo parlare? Sì. So già che stai per dirmi. Ma tu non sai che cosa devo dirti. Mi hai mentito. Mi hai mentito, Bianca. Perché? Perché mi hai mentito? Sì, ti ho mentito, ma non l'ho fatto per cattiveria. E perché l'hai fatto ora? Perché? Dimmi. Per il mio bene? Per questo mi hai mentito? Sì, l'ho fatto per il tuo bene. Perché? Leandro, ci sono molte cose che tu non sai. L'ho fatto per proteggerti da quella donna malvagia. Ma quale donna? Mi hai detto che Antonella era mia figlia. Questo sì. Mi hai detto. Perché farmi soffrire così? Perché? Per proteggerti da Carmen. È una donna cattiva e molto pericolosa. Non voglio che tu faccia la fine del padre di Patty. Ma che dici? Che c'entra il padre di Patty in questa storia? Che c'entra? Dimmelo. Leandro, so che non mi crederai, ma quella donna, Carmen, ha eliminato il padre di Patty. No, guarda, non ci credo. La mia stessa figlia, sì, che però... mi rimprovera di fronte a una perfetta sconosciuta. Non ci credo. Ora calmati, Carmen. Forse stai esagerando. No, non sto esagerando. Quella donna è riuscita a far credere a Patty che è una brava persona. Ti rendi conto? In effetti sembra una brava persona. Anche tu la difendi, no, vero? Non la difendo. Sì, la difendi. Che... in realtà lei non vuole che Leandro riacquisti la memoria. Io ho naso per queste cose. No, le fiuto lontano un miglio. Carmen, ti sembra possibile? Sì, sì, invece, ascoltami. Se Leandro non recupera la memoria, può fargli credere che è lei il suo grande amore, che ama solo lei. Oh, guarda, mi fa saltare i nervi. Sarà, ma l'apparenza sembra buona. Sì, certo. Ha convinto anche te con quell'aria ingenua, vero? Sono sola. Sola contro tutti. Ragazzi, grazie a voi ho ritrovato la voglia di vivere. A questo servono le amiche, no? Ah, è bello essere di nuovo tutte insieme, vero? Già, ogni volta che litigheremo dobbiamo pensare a quanto stiamo bene insieme. Io non voglio litigare mai più con te. Dopo quello che hai fatto per me, neanche io voglio litigare mai più con te. Le divine sono tornate? Le divine sono qua! Un momento, ragazzi, con Luciana che facciamo? Attente, sta arrivando! Salve, ragazzi! Salve! Tutto bene? Certo. Sì, perché? Beh, ecco, per sapere. Bene, saremo democratiche. In che senso? Votate! Volete che stia fuori o dentro? Fuori! Dentro! No, scusate, a me dispiace per lei. Caterina, sei sempre la stessa, sempre, non cambi mai. Sentite, ragazzi, a me non piacerebbe per niente se mi lasciaste fuori. Ok, basta così, time up. Devi deciderti, dentro o fuori? Voto dentro. E va bene. Il voto di Antonella è decisivo. Professore, posso chiederle una cosa? Sì, ma certo, dimmi pure. Vorrei far ascoltare a tutti un mio pezzo. Ah, non sapevo che tu componessi. Beh, ecco, non l'ho proprio composto. Ma mi piacerebbe che lo ascoltassero prima della gara. Si può fare? E quindi che hai deciso? Bene. La cosa certa è che Luciana ha commesso molti errori. Troppi errori, secondo me. Pia, tu e io sappiamo molto bene che tutti commettiamo errori. Bene, quindi che cosa hai deciso? Allora... ho deciso che Luciana è ancora con le divine! Sì, ne sei proprio sicura, Antonella? E quando ho visto i cuccioli mi sono così emozionata che senza rendermene conto l'ho chiamato papà. E come hai reagito?
Ha ricordato qualcosa? No, ho cambiato subito discorso e non si è accorto di nulla. Com'è difficile. Ti assicuro che al posto tuo mi sarebbe impossibile mentirgli continuamente. Sì. Deve essere doloroso. Molto doloroso. Non ce la faccio più a mentire. Allora non mentire più, Patty. Digli la verità. In effetti non ce la faccio più a stare zitta. Per te dovrei dirgli la verità. Sì, amica mia. Giusy, mia sorella e tu? Io e tua sorella? Tu e mia sorella? Tua sorella e io cosa? Che vuoi dire? Io penso a Gonzalo, penso a Guido. Sono gelosa di uno, sono gelosa dell'altro. Perché non dovrei riconoscerlo? Sì, anche a me succede con Santiago Versacchiordino. Se mi ama, perché mi ama? Se non mi ama, perché non mi ama? È isteria allo stato puro, si chiama così. Qualcosa di simile. Luciana, spegni quell'affare. Devi assumerti le tue responsabilità. Ah, povera Patty. Va sempre allo stesso modo. Si fida della gente e finisce male. E perché? Perché lei è troppo buona. Io glielo dico sempre. Non cambierà mai. Giusy! Patty, ti assicuro che posso spiegarti. Fatti carico di quello che dici. Ora ti faccio vedere io. Vieni, smetti! Io subito, tu qua, Guadalupe, non la devi toccare. Fai tanto l'innocente, ma a quanto pare sei una falsa. Tu chiami falsa Giusy. È meglio se stai zitta, ok? Sol dovrebbe stare zitta. Chi credi di essere? Ti faccio vedere. Dai, basta, ragazzi. Basta. Non fate così. Non dovete prendervela così. Senti, tu non c'entri proprio niente, quindi non impicciarti. Come hai detto? La tua amica è una falsa. Parla male di te. Hai sentito che cosa ha detto? Quello che ha detto Giusy è una cosa tra lei e me. È chiaro? E tu sei la persona meno indicata per parlare, hai capito? Voi non valete niente. Chiudi quella bocca, Tamara, per favore. Parli tu. Senti, noi parliamo quando vogliamo. E tu che sei la prima delle ipocrite non hai nessun diritto di parlare. Basta, smettila di piangere, Bianca. Basta, ora smettila, per favore. Perché mi tratti così male? Perché non puoi fermarti ora. Dopo quello che hai detto non puoi restare zitta. Hai appena detto una cosa terribile. La cosa terribile è che quella ha fatto sparire tuo fratello. Questo che è terribile. Fratello? Ma che dici? Di che fratello stai parlando adesso? Ha circuito tuo fratello. Voleva prendersi i suoi averi e anche i tuoi averi. E quando lui se n'è accorto, allora lo ha fatto sparire. Io ci sto capendo sempre meno. Non confondermi con le tue storie. Non devi confondermi. Non sono storie, è la pura verità. Lei voleva solo quello. È un'avida, solo quello le importa. Lei voleva... voleva tutto e quando tuo fratello se n'è accorto lei lo ha fatto sparire. Poi ha fatto sparire anche te, per questo sei finito nella foresta. E secondo te dovrei credere sì, a questa storia? È tutto vero. Dovrei fidarmi di te, dammi un solo motivo. Un motivo per... Quando sei tornato lei non c'era. Sai perché non c'era? No, perché non se n'era so. Andata. Se n'era andata per pianificare tutto, perché vuole tenersi tutto per lei, capisci adesso? Io ci capisco sempre meno. Chi era mio fratello? Avanti, parla. Tuo fratello... era il padre di Patty. Ma c'è qualcos'altro che devi sapere, Leandro. C'è ancora qualcos'altro che devo sapere? Sì. Tu e tuo fratello siete gemelli. Credo che noi due dovremmo trovare un accordo. Per il bene di Patty e anche per quello di Leandro. Non mi interessa un accordo con te. Non fare la parte della buona, tanto non ti credo. Non sto recitando. No, certo sei buona, buonissima. Sei tanto preoccupata per mia figlia. Hai un cuore d'oro. Non giudicarmi, non puoi, non mi conosci. Sì, invece, quelle come te le conosco. Le fiuto lontano un miglio. Allora, no. Visto che sei tanto buona, sai che cosa puoi fare per me e per mia figlia? Puoi sparire. Ma perché mi tratti così? Che ti ho fatto? Niente, proprio niente. È solo che mio marito si è innamorato di te. Per te sarà un dettaglio, quindi scusa se me la prendo a male. Ma che colpa ne ho io se lui mi ama? Stai approfittando di un uomo che ha perso la memoria e non è una bella cosa. Carmen, tu non sai come sono andate le cose. E non mi importa saperlo. Mi basta vedere le conseguenze. Sai cosa puoi fare, visto che sei così buona? Andartene da qui. Vattene, tu e la tua bella faccia, subito! Ancora non riesco a credere a quello che ho sentito. Sì, in effetti è stato brutto. Beh, tu sei tranquilla perché di te non hanno detto niente. Però a Patty capita che si parli a bambera. Ne hanno dette di tutti i colori. Beh, anche tu ne avrei dette. Non ti piacerebbe se si sapesse tutto quello che dici? A me non darebbe alcun fastidio, perché io non parlo male di nessuno. Questa volta hanno passato il limite, Tamara. Paolo, io non ho fatto niente. No, certo che non hai fatto nulla. Mi hai preso per i capelli, mi sei saltata addosso. Chi è entrato in casa mia e ha registrato che di nascosto? Che avete voi? Stop! 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 Posso capire se non avete studiato, avete dimenticato a casa un libro, ma con il cibo e con i capelli non si scherza mai, è chiaro? Bene,
Purtroppo, ragazze, devo comunicarvi che sarete obbligate a svolgere una serie di attività molto faticose da effettuare al termine delle lezioni. Ma no, questo non è giusto, non abbiamo fatto niente. Ecco. Aspetta, Dorina ferma, ora ci penso io. Vi assicuro, su colui che mi sta proteggendo in questo momento, che se non siete d'accordo vi metterò una nota, anzi farò di peggio, comincerò a spettinarvi, così diventerete tutte molto, molto scientifiche. No, va bene, lo faremo. Sì, non si agiti così, lo faremo. Qui il problema non è la punizione. Il problema è come risolvere la cosa con Patty e con i ragazzi. Siamo stati due ingenui. Esatto. Una coppia di sciocchi creduloni. Ma ti rendi conto? Litighiamo per lei e lei intanto parla di noi con l'amica. Ma... E poi sentire come rideva di me, come mi prendeva in giro, è stato davvero frustrante, è stata una batosta pesantissima. Pensare che abbiamo quasi sciolto la band. Deve scordarsi che esisto. Oh, per me lo stesso. Per me lei non esiste più. Chiaro, anche per me. È finita? Sì. E poi, oltretutto, il mondo è grande, no? Questo è vero, il mondo è grande. Che senso ha litigare per lei? Nessuno. Amici? Amici. Amici, bello. Non credo alle mie orecchie. Puoi credere alle mie. Non avrei mai pensato che Sol fosse così. Infatti Sol non era così. Si è trasformata da quando ha conosciuto te. La mia Sol era buonissima. Spero che tu non voglia dare la colpa a me. Senti, noi due non dobbiamo litigare, eh? Sì, hai ragione, non dobbiamo litigare. Ha fatto fare a tutti e due la figura dei tontoloni. È vero, già. Sai una cosa? Dobbiamo fargliela pagare. Conta su di me. Per me, lei non esiste più. Anche per me. Tu e tuo fratello siete gemelli, siete nati dalla stessa pancia. Hai capito? Ines è mia madre. Sì, Ines è tua madre. E perché ha chiamato lui José Leandro e te Juan Leandro? Perché le piace il nome Leandro, fin qui mi segui? Bene, poi è arrivata Carmen. Carmen, che è malvagia, e dice a José Leandro che Patty è sua figlia. Tu nel frattempo facevi la vita da nababbo. Vedi, aspetta, queste sono tutte le tue aspetta, monete. Ma questo che c'entra con tutto il resto? Come che c'entra? Lei voleva prendersi tutto. Era questo il suo piano. Lui se ne accorge, si arrabbia e vuole lasciarla. E lei che fa? Lo fa sparire. E subito dopo cerca di far sparire anche te. Il mio incidente ha a che vedere con Carmen. Ma certo, è tutta opera sua, è chiaro. Vuole i tuoi averi perché tu sei milionario. E per liberarsi di te ti è mandato nella foresta da quella donna, Ines... da quella donna che è una sua complice. Ma Ines è mia madre, avrebbe ereditato tutto. Ah, beh, non lo so, magari pensava di eliminare anche lei. Per questo quando tu sei tornato lei se n'è andata, perché pensava che avresti parlato, bla 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 bla. Ma tu alla fine non parli, e perché non parli? Perché hai perso la memoria, hai dimenticato tutto. Per sua fortuna il suo piano è riuscito, non ti ricordi di niente. Patty sarebbe mia nipote. Ah, esattamente. Oh, Carmen, tesoro, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Sì, lo so, ma cosa? Non so, non ho la minima idea di cosa si può fare, però senti, io non resisto più. Vedo Patty con quella faccia sofferente e davvero, dobbiamo fare qualcosa. Oh, Ines, ma perché non mi avete detto nulla di quello che è successo mentre non c'ero? Ma cerca di capire, Carmen. Con Patty lo abbiamo deciso perché la situazione era molto difficile. Guarda quanto stai soffrendo adesso, cosa stai passando. È tremendo, non so se al tuo posto ce la farei. Beh, sì, in effetti non ho pace. Non avrei mai immaginato che potesse succedermi questo. E quando penso a quella donna mi viene una rabbia, perché è falsa. Io la fiuto la falsità, a centinaia no, Carmen, di chilometri. Veramente lei non ha colpa. Senti, se hai intenzione di difenderla, puoi tornartene in cucina. Ok, me ne vado. Ma continui a difenderla, hai visto? Ti rendi conto, Ines? La mia più cara amica. Dai, Carmen, non fare così, tesoro. Ascoltami, per favore, non devi essere così. Mi dispiace, non posso. Non posso farci niente. Ogni volta che penso a quella donna mi viene una rabbia. È falsa, è ipocrita, è una cosa evidente. Carmen, adesso ascoltami, per favore. Sì. Dobbiamo fare qualcosa. E sai cosa ho pensato? Che devi dire tutta la verità a mio figlio. Devi dirgliela tutta, la senti? Dovremmo andare a parlarci, non credi? Per cercare di chiarire le cose. Sì. Tu te la senti? Ovvio. Non abbiamo fatto niente. Andiamo. Incredibile. Ragazzi, ciao. Come va? Tutto bene?
Sai, ho sentito una cosa... A quanto pare quei due si sono offesi. E io no, anch'io me la sono presa. Non mi piace che si parli di me alle mie spalle. Patti è molto arrabbiata. Beh, sì, e non possiamo darle torto. Andiamo? Sì, dobbiamo affrontare la cosa. Dai, io, no, io non sono capace. Ciao, ragazzi! Possiamo parlare con voi? Ragazzi, almeno guardateci, possiamo parlare. Mattias, non senti anche tu questa specie di ronzio di sottofondo? No, che... in effetti io non sento niente. Eh? No. Mattias, che ti prende? Sono tua sorella. Oh, la campanella, oh. Comincia la gara. Andiamo. La campanella, non me la posso perdere questa. Vogliamo andare? Amica mia, siamo rimaste sole. Sì, siamo sole e sconsolate. Allora, dobbiamo decidere bene che cosa indosseremo. Sì, ma è meglio che lo decida tu, perché sei tu l'esperta di moda. Of course, consulteremo le migliori riviste, poi guarderemo le sfilate di Milano, di Roma, di Parigi. Insomma, diventeremo le più chic. È bello essere di nuovo qui a sognare insieme. Sì, hai ragione, Pia. È bello avere un'amica che ti aiuta e ti perdona, no? Sì. Senti, voglio prometterti una cosa che mi viene dal cuore. Sentiamo. Prometto di non giudicarti male mai più e che verrò sempre da te a dirti la verità. È questo ciò di cui ho bisogno. Comunque, se non mi credi, puoi sempre parlare con Carmen. Sì, parlerò con Carmen. Bene. Devo scoprire se mi hai raccontato la verità. Pensi che ti stia mentendo? Beh, non posso darti torto. Faccio fatica a crederti, Bianca. Faccio davvero molta fatica. Senti, facciamo una cosa. Fai le tue indagini, così vedremo chi mente e chi no, d'accordo? È quello che farò. Ho molto da chiarirmi. Te lo ripeto, Carmen era la donna, il grande amore di tuo fratello ed è finita male. Leandro, ero io la donna della tua vita. Mi spiace molto di averti detto che Antonella era tua figlia, mi dispiace davvero. Sì, la tua bugia mi ha fatto molto male, mi ha fatto soffrire molto. Lo so, ma io l'ho fatto solo per Patti. Poverina, ti vuole così bene. Sua madre è in grado di conquistarti e rovinarti la vita, è una donna molto pericolosa, Leandro. Non è Anna l'amore della tua vita e Antonella non è tua figlia. Poverina, Patti. È ancora una bambina. Non sa che tu sei suo zio. Sei talmente uguale al padre che, beh, non è cattiva. È piccola, è innocente. Sei contento? Mille grazie, papà. Leandro. Sì, scusa, ho in testa troppe cose insieme. Leandro, vorrei chiederti una cortesia. Sì, dimmi. Se per favore puoi non fare il mio nome a Carmen, perché è che ho paura, tuo fratello è scomparso e a me può succedere lo stesso, capisci? Ho due figli. Va bene, tranquillo. D'accordo, e anche un'altra cosa, non parlare neanche con quella donna, Anna, se non vuoi metterla in pericolo. Che peccato gareggiare una contro l'altra proprio adesso. I primi a ballare, quelli che aprono la gara di oggi, sono Antonella e Mattias. We'll be right back.
Grazie, Socorro. Ecco, io avrei bisogno della tua opinione di medico, perché non so se dire la verità a Leandro, non dirgli niente o continuare a fare quello che già sto facendo. Io sono un po' incerto. Non sono neurologo né psichiatra, non so cosa dire. Ma dirgli la verità può fargli male. Magari lui potrebbe recuperare la memoria, però una verità detta di colpo potrebbe sconvolgerlo. Eppure Bianca continua a dirgli qualsiasi cosa e a lui non succede proprio niente. Le sue sono bugie, Carmen, la verità è un'altra cosa. Davvero, per me l'ideale è dirgliela poco a poco e vedere come reagisce. Sì, a poco e nel frattempo Bianca gli dice quello che vuole, gli riempie la testa e Anna che vive con lui fa la fidanzata. Aspetta, tu hai una cosa molto importante che loro non hanno. Esteban, di che cosa parli? Il tuo amore, Carmen, il tuo amore. Solo il tuo amore può risolvere ogni cosa. Grazie, Esteban. Mi ha fatto bene parlare con te. Era il minimo che potessi fare. Leandro è mio amico. Sì. Penserò a quello che mi hai detto. Certo che sarà difficile, ma chissà. L'amore può tutto. Sì, è vero. È una cura, è così gli affetti. L'importante è che tu non ti perda d'animo. Ma io sono preoccupata per Patty. Lei soffre così tanto. E poi penso a Leandro, ingannato da Anna. E a Bianca, che approfitta della situazione. Io non lo so. Pronto? Pronto, ciao, sono io. Se quello che dici è la verità. Certo, io ti ho detto la verità. Allora chiariscimi una cosa, ho appena incrociato il medico che mi ha visto prima dell'incidente. Ed era insieme a Carmen. Chi è? Stai molto, molto attento a lui, perché lui è in combutta con Carmen. E in più, forse c'è qualcos'altro. Veniamo ora al momento più importante, più avvincente della gara. Signore e signori, i nostri giudici esprimeranno ora il proprio verdetto. Siamo ansiosi di ascoltarlo. A voi. Allora comincio io. Le coppie in gara hanno ballato entrambe molto bene, davvero, ma è chiaro che il mio compito è scegliere una delle due, sicché il mio voto è per Antonella e Mattias. Ale! Grazie! L'energia, l'entusiasmo e questo applauso, avanti! Grazie! 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 Diamo ora la parola all'incantevole Marcella. Grazie. È vero, le due coppie hanno ballato molto bene, molto bene.
Però il fascino, la grazia e il carisma di una delle due hanno fatto in modo che superasse l'altra brillando di più. E chi brilla vince. Per questo il mio voto è per Antonella e Matteo. Sì! Abbiamo vinto! Siamo avanti! Un grande applauso! E adesso la parola al nostro Peter. Considerando che entrambe le coppie hanno ballato decentemente, non posso non tener conto del comportamento scorretto tenuto nel turno precedente dalla signorina Antonella. Quindi... Ragazzi, no. Ma no. Perché, scusi? Un momento. No, non si fa. Questo no. Prego, Peter. E per questo motivo il mio voto è per Pia e Gonzalo. Yes. Ma che bravo. Yes! Allora, vi chiedo un forte applauso non solo per i vincitori, ma per tutti. Viva! Viva il ballo! Viva i nostri artisti! Ancora un applauso! A tutti e Mattias! Antonella e Mattias! Antonella e Mattias! Antonella e Mattias! Arrivo! Sono passato a vedere come stanno i cuccioli. Sì, stanno bene, sì. Oh, salve al papà della casa. Sta bene il papà della casa? Sì, sta bene. Bene. Ecco, sono venuto a piedi e vorrei bere un po' d'acqua. Mi daresti un po' d'acqua? Certo, sì, te lo porto, sì. Ma aspetta qui che sono sola, sì, perché sì. Patty e Carmen non ci sono. Leandro? Se n'è andato. È andata male, malissimo, un vero schifo, accidente. Dai, hai fatto comunque una bella figura, sta tranquillo, è andata così. Ma sentilo, è facile parlare adesso, voglio vedere domani quando toccherà a te, vedrai. Ehi, lo zainetto a terra, ma che fai? Scusa. Mi hai promesso di essere ordinato? Sì. Forza, raccoglilo, svelto. Vi ho portato la merenda. Grandioso, fa vedere. Ecco qui. Bellissimo. Per favore vi chiedo solo una cosa. Non fate briciole, ok? No, puoi stare tranquilla. E chiamatemi quando finite, va bene? Va bene. Non dubitare, faremo i bravi. ne vedremo delle belle ad averla in casa. È un portento. Scusa, ma non è giornata. Ti assicuro che quando vedevo ballare Antonella mi sentivo malissimo. È un'emozione troppo forte. Che devo fare? Dimmi che devo fare. Sentite, ragazze, voglio ringraziarvi perché se non fosse stato per voi e per Mattias non avrei continuato la gara e non avrei vinto. Ecco, io sono un po' triste perché ho perso. Però sono anche molto felice perché hai vinto tu. Ah, grazie, lo so. Amica mia, non sai come ti guardava Bruno mentre ballavi. Come va con Bruno? Ti piace ancora? Sì, lo ammetto, è così. E questo è uno dei motivi per cui volevo andarmene. E Mattias? È questo il problema. Mattias è stato il mio primo amore e provo ancora qualcosa anche per lui. Ma senti, tesoro, io credo che devi capire bene quello che provi davvero. Infatti, devi decidere cosa vuoi. Se vuoi stare con Mattias o con Bruno. Perché vuoi chiudere con me? Santiago, io non ho parlato male di te. È stata mia sorella. Io che c'entro in questa storia? Ascoltami, se tua sorella si burla di me, tu sicuramente farai lo stesso. Solo che non ti hanno registrato. Non puoi dirmi questo, Santiago. Ma come puoi pensare una tale cattiveria? Lo penso perché tutte le donne sono uguali e le gemelle sono ancora più uguali delle altre. Ma che hai? Sei del tutto fuori di testa. No, non sono mai stato tanto lucido in vita mia. La nostra storia finisce qui. Non voglio più uscire con te. È una decisione definitiva. Sei davvero sicuro di quello che stai Assolutamente dicendo? Assolutamente sicuro.
E su questo non torno indietro. Vattene pure. Ora fai la parte del macio, ma tornerai per chiedermi le ricette. Sì, sì, ora vai. Ciao. Che buono. Permesso. Avanti. Ehi, accidenti, oh, che bella merenda. Hai visto? È opera della ragazza che lavora qui. Ci vizia tutto il tempo, è un vero che tesoro. Bello. Ah, Bruno, senti, non posso provare perché ho un problema con mio padre e vorrei risolverlo. Ecco. Permesso? Io. Bentornata. Ah, è lei? Sì, sì. Lei è Patty, Mako, Mako Patty, Patty. Molto Mako, lieta, Mako, come va? Che simpatico, Sono Patty, come certo, ha detto. Certo, io sono Mako. Allora era Bruno, ho deciso di dire a mio padre che mia madre è sua moglie, che il mio fratellino è suo figlio e che anche io sono sua figlia. Perfetto, mi sembra la decisione più giusta. Se hai bisogno di me, chiama. Grazie mille, grazie della tua comprensione. Figurati, non c'è nessun problema. Bene, ci vediamo più tardi? D'accordo, a dopo. Ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo. Ciao. Ciao, ti chiamo più tardi. Sono molto più buoni e anche più sani. Ah, che situazione. Se lei non si allena, balla lo stesso, ma se io non provo sono fritto. Scusami se mi intrometto. Sì? Ma se devi allenarti hai bisogno di una ballerina. Metti la musica. Dai, proviamo, sì, forza. Sono pronta, ci sono. Ecco fatto. Pronto? Cominciamo. In posizione. Tre chili, dimmi. E ci apriamo, io passo sotto. Ah, ho capito, tu passi sotto. Sì, esatto, e tu ora giri. Che bel passo. E ora facciamo uno, due, tre. Uno, due, tre. Perfetto, sei bravissima. Mi diverto, adoro ballare. Io passo sotto. Tu passi sotto. Esatto. E poi io giro. E poi facciamo. Uno, due, tre. Molto bene, molto bene. Fammi vedere il resto. Dunque, ora facciamo così, poi io faccio un altro giro. E poi sì, tu allora. Tu allora. Sì. E bene. Voglio che laviate tutto il cortile e che togliate tutte le gomme da masticare. Ok, ma sì. Le gomme da masticare non vanno via con una lavata. Giusy ha ragione. Dovremo strafinare parecchio. Allora vai in magazzino, cerchi un arnese e stacchi tutte le gomme da masticare, è chiaro? Sì, sì, signora. Così vi voglio. Queste ragazze che sfaticate. E che dovremmo farci con questa roba? Ragazzi, aspettatemi! E voi, chiacchierone, allora che state facendo? Avanti, sentiamo. E in magazzino mi hanno dato questo, ma a che serve? A pettinarsi? Quello non serve a pettinarsi, tesoro. Serve a pulire vetri, è un lavavetri. Quindi ora tu pulirai da sola tutti i vetri della scuola. E occhio che vi controllo, ok? Ok? E tu che cosa ci fai qui in palata? Che stai facendo? Sono venuta a dare un appoggio morale. Per appoggio morale raccoglierai tutte le gomme da masticare che sono per terra e farai una grande palla di gomma e me la porterai in direzione. Avanti, vai! Senti, appoggio morale. Guardate che mi tengo d'occhio, ok? Perdonami, Mako, posso spiegarti? Sei uno screanzato! Che sia l'ultima volta che ti viene in mente di mancarmi di rispetto in questo modo! Altrimenti lo racconto a tuo padre, hai capito? Ascolta, è venuto Leandro. Come Leandro? Che cosa ha detto? Beh, in effetti niente, è venuto per i cuccioli. Poi mi ha chiesto un bicchiere d'acqua. Sono andata a prenderglielo, ma quando sono tornata non c'era più, se n'era andato. Oh, ragazzi, sono una sciocca, una grandissima stupida. Non riesco a credere di essere andata non lì. Non devi fare così, Antonella. Sì, infatti, tesoro, come potevi immaginare che l'avresti visto insieme ad un'altra ragazza? No, certo, non potevo mica saperlo. Il mio errore è stato andare a cercarlo. Sentite, il fatto è che io forse, Bruno, lo idealizzo e... Sapete una cosa? È meglio dire basta. È finita. D'ora in poi le uniche cose su cui concentrerò le mie energie saranno il canto, le divine, Mattias e vincere la gara di ballo. E soprattutto, addio Bruno. Capitolo chiuso, definitivamente. E per sempre. Ho seguito il vostro piano alla lettera, senza fare errori. E ti sei ricordata proprio tutto, senza fare confusione, Bianca. Tutto, tutto! Era facilissimo, mi sono ricordata tutto. Benissimo, grazie.
ottima, devi esserne fiera, ti vedo raggiante. Sì, gli ho detto dei gemelli, che uno era scomparso per colpa di Carmen e che ora voleva far sparire anche lui. E andrà creduto a tutta la storia? Sì, ho faticato un po' perché gli avevo mentito su Antonella, ma devo dire che alla fine... Sì. Bianca, sei sicura? Non proprio, a questo punto sono nelle sue mani. Come sarebbe, Bianca? Che cosa è successo? Beh, non lo so, se parlerà con qualcuno che reazione avrà? Ecco, questo non lo so. Immagino che gli avrei chiesto di essere discreta. Ma certamente, gli ho detto di non dirla a nessuno, nemmeno a quell'ultima fidanzata che ha, nessuno. Però poi se lo farà o no, questo non lo so. Dico davvero, Mako, è per questo che l'ho fatto. Non devi offenderti. Io non volevo mancarti di rispetto. Certo, e tu credi che io mi berrò tranquillamente questa scusa? Non è una scusa. Quando ho visto arrivare Antonella, che è una ragazza che mi piace, allora ho pensato di fare quello che ho fatto, ecco. Sì, bravo, bell'idea. E che volevo che ci vedesse, perché non so più che fare per riconquistarla. Era la mia ragazza, ma ora esce con un altro, capisci? Poverino. Senti, fidanzato disperato, non hai pensato che magari io non avevo nessuna voglia di essere baciata? È stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Scusami, Mako, ma non ci ho pensato. Che questa sia l'ultima volta che con me fai la prima cosa che ti viene in mente. Sono stata chiara? Chiarissima. Ecco, ci siamo capiti. Una domanda. Che c'è? Continuerai a darmi una mano? Che ragazzo sfrontato. Non lo so, ci devo pensare. Va bene. Ora vai, vattene. Di pensarci, d'accordo? Lasciami in pace che devo lavorare, per favore, vai fuori, sì. Vattene. Tu guarda che cazzo! Incredibile, come si è permesso? Ehi, che faccia, che è successo? Problemi di cuore. Quelli li abbiamo tutti. Ti posso chiedere un grande favore? Un grande favore? Sì. Non lo so, dipende, che ti serve? Devo fare questa scena e non mi viene molto bene, mi aiuti a ripassarla? Mi dispiace di non averlo visto, Socorro. Ero qui fuori con Esteban. Sai, stavo pensando... No. A che cosa? A cosa è giusto fare. Io lo so che cosa è giusto fare. Voglio bene, papà.